Toyota Ego 5 porte in allestimento X-Play con la motorizzazione 1000 benzina da 69 cavalli, adatta a neopatentati e con una serie di accessori che la rendono davvero unica. Andiamola a scoprire più da vicino, prima però vi ricordo che iscrivendovi al nostro canale YouTube e attivando le notifiche sarete sempre i primi ad accedere alle nostre ultime offerte. Andiamola a scoprire subito più da vicino, è molto piccola però ha la comodità, come dicevo, delle 5 porte. La carrozzeria è nero metallizzato e lo stato è buono. Ho fatto un set fotografico per i danni, lo potete scoprire visionando l'annuncio sul nostro sito, comunque tutte cosine lievi. Nell'anteriore ci troviamo, oltre ai gruppi ottici che sono originali, anche i fari fendinebbia. I cerchi Lega sono davvero molto belli, bicolor, con da 15 pollici, i pneumatici sono 4 stagioni, devo dire che quelli anteriori sono da sostituire, mentre quelli posteriori si trovano ancora in buone condizioni. Sul posteriore, tra i vari accessori, troviamo anche la retrocamera, eccola qui, comodissima, anche se l'auto è piccola. Prima di vedere gli interni, vi faccio vedere anche un altro accessorio, e come vedete è l'apertura che è ILS sia dal lato del guidatore sia dal lato del passeggero. Poi una delle cose che mi ha colpito di più di tutte sono la selleria, sedili totalmente in pelle, nera come l'esterno e anche bella la trama, e la pelle è davvero di buona qualità, sono in buono stato, da segnalare un pochino di usura ma non ci sono strappi o scuciture. Stesso discorso vale anche per il sedile del passeggero, ottimo anche il volante che è in pelle come vedete. Però anche qui nessun danno da segnalare. Tanti gli accessori anche qui all'interno, come potete vedere abbiamo i comandi al volante da dove possiamo gestire tra le altre cose anche il Bluetooth, e poi abbiamo la levetta qui in basso del cruise control e poi un bel display qui al centro della plancia dove possiamo gestire l'infotainment e anche touchscreen. Accensione tramite start e stop, climatizzatore automatico a una zona, diverse prese per la connettività, USB AUX e accendisigari, doppio portabibite e cambio manuale a 5 marce, anche qui la cuffia è perfetta. Bene amici, spero vi sia piaciuta, io vi ricordo che potete scoprire l'elenco completo degli accessori di cui è dotata la vettura visionando l'annuncio sul nostro sito www.privacar.com, sezione ovviamente San Cesario. L'auto è stata immatricolata a maggio del 2015, l'attuale proprietario è il secondo proprietario e l'auto ha percorso 188.000 km. Devo dire che lo stato generale della vettura è ottimo in confronto al chilometraggio, un pochino elevato. Ultima cosa importante è che potete anche venirla a vedere e provare. Per questo vi basterà contattarci ai numeri che trovate in descrizione del video e fissare il vostro appuntamento. Per questa recensione è tutto, un saluto e alla prossima. Ciao!